Buongiorno a tutti da Radio Cat. Mattina serena ma fredda qua in paese, qui ad Arbus. Iniziamo bene la giornata con una serie di pezzi scelti dal nostro HDJ. Con l'esperienza acquisita in molti anni, si è giunti a una classificazione degli incontri con entità extraterrestri. Extraterrestri divisa in sei distinte categorie. Incontri ravvicinati del primo tipo. Si riferiscono a un semplice contatto visivo con un oggetto volante non identificato. Incontri ravvicinati del secondo tipo includono sia il contatto visivo, sia una prova con impronte sul terreno. Incontri ravvicinati del terzo tipo riguardano il confronto diretto con un essere o un'entità spaziale, detta a volte umanoide. Incontri ravvicinati del quarto tipo sono presunti rapimenti compiuti dall'equipaggio di un veicolo spaziale dove la persona dichiara di essere stata portata a bordo per scopi di ricerca o sperimentali. Incontri ravvicinati del quinto tipo riguardano i rapporti di individui che asseriscono di essere in personale contatto con entità extraterrestri attraverso sistemi occulti o metafisici. Incontri ravvicinati del sesto tipo implicano ferite o eccessi derivanti da un incontro ravvicinato con umanoidi extraterrestri. I dischi volanti, gli oggetti volanti non identificati o qualsiasi altro nome vogliate dar loro esistono. Sono ostili? Benevoli o solo curiosi? Loro esistono. Loro esistono. I dischi volanti, gli oggetti volanti non identificati o qualsiasi altro nome vogliate dar loro esistono. Dobbiamo interrompere la trasmissione, la nostra selezione musicale, per una chiamata che ci giunge inaspettatamente da un nostro ascoltatore. Pronto? Pronto, ciao. Chi sei? Come ti chiami? Sono Gianfippo, scusa la voce, sono un po' preoccupato. Cos'è successo? Ho visto una cosa strana in cielo, non lo so che cos'era, ho visto una palla di fuoco, mi sembrava, non lo so, non credo fosse un meteorite. E dove l'hai vista? Io adesso l'ho visto, sono vicino alla pianeta, l'ho visto scendere lì, ho creato un grosso fumo, non so dirti bene dove sia, sono preoccupato.
fumo? Del fumo? Ah. Sì, lo vedo bene. Non lo so, credo che ci sia bisogno di qualcuno in zona. Potrebbe aver preso fuoco, non so cosa sia. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Gianfilippo. Bene, noi di Radio Cat cercheremo di scoprire cosa è avvenuto. Intanto mi passano un dispaccio della Protezione Civile che raccomanda alla cittadinanza di non uscire di casa. Noi intanto ci ascoltiamo un altro bel pezzo. Attenzione, ci arriva una chiamata. Pronto? Nord 39 31 36.1 Est 8 36 36.8 Pronto? Ha chiuso la chiamata. Ci ha dato delle misteriose coordinate. Ve le ripeto. Nord 39 31 36.1 Est 8 36 36.8 Ve le ripeto. Nord 39 31 36.1 Est 8 36 36.8 Fossi in voi, io uscirei di casa. Noi intanto ci ascoltiamo un altro bel pezzo.
check this out. I just came up here real quick to let y'all know I just bumped into Kemp Boogaloo and Yeshua of We Be Foolish. And they're getting ready to hop on stage for y'all in a sec. So y'all sit back, relax, and get ready for that. Keep enjoying the music.